Io credo che Draghi debba portare a compimento il suo lavoro nell'interesse dell'Italia. Sarebbe un eccellente Presidente della Repubblica. Se poi volete sapere quello che pensa Antonio Tajani come persona su Berlusconi, io credo che sarebbe un eccellente capo dello Stato, visto quello che ha dimostrato di saper fare come capitano d'impresa, come leader nel mondo dello sport, come uomo di governo, come protagonista nella politica estera. Sono tanti oggi coloro che anche fra i critici riconoscono i meriti di Berlusconi. Ricordiamo che fu l'unico in grado di mettere seduti attorno ad un tavolo Bush e Putin, l'America e gli Stati Uniti, la Federazione Russa dopo gli anni della guerra fredda, un risultato straordinario all'insegna della pace. L'uomo che ha risolto il problema della immigrazione nel nostro paese senza erigere muri, senza dichiarare guerra a chi che sia, ma facendo accordi con la Libia di Gheddafi, facendo accordi con i paesi del nord dell'Africa, puntando già da allora su un piano Marshall per la crescita dell'Africa. Quindi un uomo che ha dimostrato di avere tutte le qualità per essere anche alla guida della Repubblica, però non è la mia una candidatura, non tocca a me fare una candidatura, dico soltanto quello che è il mio sogno nel cassetto. Per rispetto al Presidente Mattarella, ovviamente il centrodestra non propone candidati oggi, ma se mi domandate cosa ne penso io, ma permettete all'amico, un uomo che sta con lui da tanti anni, che lavora al suo fianco, di dare un giudizio sulla persona. Questo è, ripeto, è il mio pensiero, non c'è né un'autocandidatura né una candidatura formale, ma sono in tanti a parlare di Berlusconi come un possibile Presidente della Repubblica, sono le cronache dei giornali a dimostrazione che quest'uomo comunque è un protagonista oggi della politica del nostro Paese e lo è stato negli ultimi 25 anni, quindi è un riconoscimento politico importante. Il fatto che si parli di Berlusconi come c'è chi è a favore, chi può essere contro, ma si parli di Berlusconi come un possibile futuro Presidente della Repubblica è già un successo politico di Berlusconi.